dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo e Barnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia ed entrati nella sinagoga nel giorno di sabato sedettero. Molti giudei e proseliti, credenti in Dio, seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore. Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra». Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva in tutta la regione. Ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. In questa domenica, che è la quarta domenica di Pasqua, noi abbiamo ancora come riferimento il muoversi, il camminare, l'andare dei primi discepoli. E qui cosa troviamo? Troviamo che siamo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, una delle grandi città a maggioranza pagana. Ebbene, in questo contesto abbiamo che Paolo si trova nella sinagoga per una prima volta e poi molta gente era interessata a quanto proponevano, al punto tale da dire: ci ritroviamo il prossimo sabato perché vogliamo comprendere di più. E l'appuntamento del prossimo sabato è quello che il testo oggi ci narra. Nel testo riportato dalla liturgia è saltato tutto il bel discorso che viene fatto da Paolo. Al sabato stabilito, come avevano chiesto, ci si ritrova allora nella sinagoga. Quando videro questa moltitudine che li seguiva, i giudei cosa fanno? Sono ricolmi di gelosia e con frasi che appaiono blasfeme cercano di contestare le affermazioni che Paolo fa. E allora i due, Paolo e Barnaba, con franchezza, anche questo testo, anche questa parola è significativa, con franchezza dichiarano: era necessario che prima la parola venisse annunciata ai giudei, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. La riflessione che Paolo fa è significativa, perché afferma ancora una volta che si può rifiutare la parola, che si può rinunciare a quanto Dio ha fatto fino alla storia di Gesù di Nazaret, realtà che diventa annuncio, ma proprio perché l'annuncio ha una sua efficacia, una parte in questo contesto, il mondo giudaico, non l'accoglie, ebbene questa parola corre e va oltre, e va ai pagani. E questa è una prima svolta interessante, rifiutata da, la storia di Gesù viene proposta agli altri, che è un modo molto profondo per dire che la parola non trova barriere capaci di fermarla.
E poi il testo più avanti fa un'osservazione interessante. I pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba. È interessante notare che non c'è solo il rifiuto, ma c'è un rifiuto che si coalizza per contestare l'annuncio che viene fatto, e che trova soprattutto nei pagani, quelli che noi oggi diremmo lontani, trova una accoglienza. Credo che una breve provocazione si possa fare. Innanzitutto notare come davvero la parola ha una sua efficacia, non la puoi fermare. Occorre che ci siano annunciatori che abbiano quella franchezza, quella certezza di annunciare una parola che ha una sua forza. Questo sarebbe un interrogativo che vale la pena porci, cioè nelle comunità questa parola davvero interpella, davvero mette in discussione tanti nostri presunti progetti? La seconda provocazione è che, chissà perché, molto spesso quando racconti la storia di Gesù sono i lontani che accolgono e chi invece fa già parte di un certo contesto ha sempre dei ma, dei però, però si potrebbe e c'è alla fin fine in questi contesti un rifiuto. Credo che questo i lontani accolgono, i vicini rifiutano, sia una provocazione per i nostri tempi quanto mai urgente. Noi vorremmo conquistare il mondo. I primi cristiani si muovevano di comunità in comunità e, come vedremo nelle prossime domeniche, arrivano gli apostoli, guardano come la comunità funziona, ne scelgono alcuni che presiedono la comunità e si mettono nuovamente in movimento. Forse il difetto che tutti noi abbiamo è quello di essere profondamente sedentari, convinti che l'annuncio che abbiamo ricevuto sia come una assicurazione permanente per la nostra vita. Ma non è così. Thank you.